Cinema Galliera, che ringraziamo per l'ospitalità dell'11ª edizione di Doc Under 30. Sì, ecco, grazie veramente per essere venuti qua numerosi. So che siete anche accorsi da tutta Italia, sappilo, Gianfilippo. Grazie. Vi siete iscritti in tantissimi. Questo è uno, insomma, apriamo il festival con questa masterclass. E poi proseguiremo anche nei giorni successivi con altre masterclass. Sono degli incontri a cui noi teniamo particolarmente, perché per noi Doc Under 30 non è solo un concorso, ma è anche un momento per fare rete, no? Anche tu, quando hai iniziato, avevi bisogno di fare rete, giusto? Forse no, non lo so. Assolutamente. e questi sono i momenti veramente preziosi per tessere nuove amicizie, collaborazioni e poi anche, soprattutto, imparare e apprendere da un maestro come Gianfilippo Corticelli. Che ringrazio per essere qui e ringrazio anche, oltre a Gianfilippo, Adcom, che è uno dei nostri partner, ma è il partner che ci segue dall'inizio, è il partner che ha permesso questo workshop, questa masterclass, e che insieme alla DER dà anche il premio in denaro di 1.000 euro che vincerà il miglior documentario di questa 11ª edizione. Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto voglio dirvi una cosa, che quando Nicolas mi ha proposto qualche titolo per questo stage, questa masterclass, ti propongo qualche titolo e dimmi se va bene. Quando ho letto 30 anni di cinema sui set, 30 anni sui set di cinema e video, devo dire che mi sono detto no, non sono io, non è possibile, ho cominciato ieri e già sono passati 30 anni, quindi come premessa vi dico sbrigatevi, perché il tempo vola, per cui Non sprecatelo. Quello che volevo farvi oggi è una breve descrizione, perché si potrebbe parlare per ore, di come affronto io il lavoro di direttore della fotografia, qual è la mia metodologia, che non necessariamente è quella, diciamo, istituzionale, perché secondo me se vengono qua 10 direttori della fotografia diversi, ognuno vi dirà che fa delle scelte o segue una metodologia particolare che magari non è la mia, no? Per cui secondo me anche voi, se vi troverete a fare questo lavoro, piano piano troverete il vostro metodo. Quindi il mio non è una esplicazione di oro colato, è semplicemente come lavoro io, partendo da inizio fino alla fine. Spero che la cosa sia interessante. Se avete qualche domanda, non abbiate timore, fatela. Io partirei subito dall'inizio, e cioè da come parte un lavoro, cioè dalla sceneggiatura, no? Nel senso che mi viene consegnata una sceneggiatura che magari io conosco il soggetto, conosco il trattamento, in qualche modo so già la storia, però leggo la sceneggiatura e comincio a capire quelle che sono le difficoltà o quelle che sono le cose interessanti che mi troverò a dover affrontare, no? Quindi dopo aver letto il plot, dopo aver in qualche modo conosciuto gli elementi della storia, vado subito a leggere una seconda volta la sceneggiatura per capire già quali sono ad esempio, per fare un esempio, i giorni e le notti, no? Sono una grande divisione, no? All'interno della sceneggiatura, quelle che sono le cose fatte di giorno e quelle che sono le cose fatte di notte. All'interno di questa prima divisione cerco di capire anche gli esterni e gli interni, perché la grande famiglia, le grandi famiglie possono essere individuate in interni giorno e notte, esterni giorno e notte. Fatto questo, comincio a capire anche quelle che sono le particolarità tecniche, se c'è un camera car piuttosto che una cosa subacquea, piuttosto che l'esigenza di avere un dolly, un drone, un'apparecchiatura speciale, no? Che può essere in qualche modo importante da dover usare. E a questo punto ho già parlato con il regista, che in qualche modo mi ha già buttato lì qualche idea,
su quella che è la cosa fondamentale per quel che riguarda il mio lavoro, cioè il look del film. A questo punto il regista può dirmi, guarda, mi piacerebbe impostare, avere nel film un qualcosa che mi ricorda e mi può citare un pittore, piuttosto che un fotografo, piuttosto che un altro film. Questo cosa vuol dire? Non che io debbo imitare in maniera, diciamo, automatica l'esempio che lui mi fa, ma devo interpretare in qualche modo l'esempio che lui mi fa, cercando di capire che lui vuol portarmi a utilizzare magari un colore piuttosto che un altro, un tipo di contrasto piuttosto che un altro, se mi porta un film anche un tipo di luminosità, un tipo di uso della luce più solare o più in chiaro scura. Quindi questa è una fase molto importante, la ricerca del look. Fatto questo primo diciamo, lavoro teorico, parte quella che è la vera e propria produzione del film, no? Che si può suddividere in tre capitoli: preparazione, ripresa e post-produzione. La preparazione, purtroppo, in Italia viene considerata come la parte meno importante, no? Una produzione investirà pochissimo in quello che è la preparazione di un film, perché penserà di rivolgere tutte le proprie attenzioni e risorse nella parte di ripresa. Secondo me questo è una, purtroppo un errore. Ho visto che, avendo avuto la fortuna di lavorare anche con produzioni non italiane, oppure con registi non italiani, ho visto che loro ragionano in maniera diversa. Cioè, per loro tutto il tempo che uno non perde, no? Ma che ottimizza sul set, è tutto tempo guadagnato, sono soldi risparmiati. In Italia invece si ragiona di più sul fatto che se io devo investire 2 settimane di preparazione, in 2 settimane di preparazione dei soldi, vengono visti questi soldi come soldi un po' buttati via, no? Perché tanto i soldi vanno messi nella produzione, nella ripresa, nelle giornate di ripresa del film, non in preparazione. Cosa che secondo me è un errore. Io cerco sempre di acquistare il più possibile tempo, anche chiedendo favori alle persone con cui lavoro, se devo organizzare dei provini, se devo comunque, se ho bisogno di collaborazione da parte loro faccio in modo di prendermi più tempo possibile prima di cominciare a girare, perché secondo me è tutto tempo che poi porta moltissimi benefici, che spero poi di spiegarvi concretamente in cosa consistono. La preparazione quindi si suddivide in una fase che, diciamo, prosegue quella che è iniziato con la sceneggiatura, cioè la ricerca del look. Per fare questo la cosa migliore secondo me è fare dei provini comparativi, cioè prendere, ci sono 3 sensori diversi, faccio un esempio, Arri, Red, Sony, con la stessa tipologia di ottiche, me li provino tutti e 3. E la cosa importante è fare un provino comparativo, cioè prendere la stessa cosa, la stessa situazione, la stessa scena, un primo piano, un campo lago, un interno, un esterno, mettere la macchina fissa e poi cambiare la macchina, cioè mettere prima l'Arri, poi la Sony e poi dopo mettiamo la Red con lo stesso obiettivo e poi andarsi a vedere le differenze in proiezione. La cosa importante è fare il provino comparativo, perché se voi dite, ah, è uscita la nuova macchina Pinco Pallino, no? Fammi vedere come funziona, no? E la provate, fate dei test, girate dei provini, ma non li comparate con altre cose, non riuscite a capire. Magari vi sembra bellissima questa macchina, fantastica, guarda che primo piano, guarda che resa dei colori, guarda che trasparenza che c'ha, ma se non la mettete di fianco a un'altra macchina, l'esperimento
secondo me non sarà riuscito al 100%. Chiaro che non so, tra di voi magari ci sono molti filmmaker che fanno documentari, no? Visto che siamo, diciamo, all'attere di un festival di documentari, quindi magari non hanno, magari molto spesso dovete girare con la macchina che avete, che vi hanno dato, quindi magari non potete scegliere altre macchine, però in ogni caso potete scegliere, non so, dei filtri, no? Da mettere davanti all'obiettivo, piuttosto che degli aggiuntivi, no? E quindi il mio consiglio è quello di provare sempre comparando, com'è per esempio un primo piano fatto con l'obiettivo libero oppure fatto con un filtro piuttosto che un aggiuntivo o piuttosto che una cosa diversa, no? Poi una volta che avete visto proiettate le tre cose, le quattro cose che avete comparato, scegliete quella che secondo voi è la migliore. Quindi una prima fase io di solito la dedico, anche se ho delle preferenze, però preferisco sempre partire da zero comparando dei sensori diversi. E questo magari è anche utile perché appunto esce una nuova macchina, quale occasione migliore per provare un sensore che non conoscete, se non comparandolo appunto, poi magari non vi piace, però intanto fate questo provino. Una volta trovato, provato, comparato e trovato il sensore che più vi piace, a questo punto potete passare agli obiettivi, almeno io passo agli obiettivi, no? 4-5 tipologie di obiettivi diversi. Anche qui faccio un provino comparativo, cioè primo piano fatto con un Summilux, poi metto un S4, poi metto una Master Prime e poi vado in proiezione e mi vedo le differenze. Magari sono differenze sottili, magari sono impercettibili, però sicuramente ci sarà l'obiettivo che è più inciso, più cattivo, quello più rotondo, quello più morbido, e a quel punto scelgo non quello che mi piace di più, ma quello che trovo più adatto per il lavoro che mi accingo ad affrontare. Chiaramente tutto questo con coinvolgendo anche il regista, nel senso che anche lui, visto che il film è suo, e anche lui deve essere d'accordo nella scelta di una serie di ottiche piuttosto che di un sensore, no? E, è un lavoro che si fa insieme, insomma. Io trovo che il mio lavoro sia soprattutto un lavoro di in qualche modo porto la mia esperienza al regista, che in qualche modo sta portando avanti un suo progetto, mi coinvolge, io sono suo collaboratore e faccio in modo che tutto quello che può essere la mia conoscenza specifica o il mio passato, il mio background, lo metto al suo servizio, no? Io almeno trovo che la cosa principale è che il cinema, ma anche qualsiasi opera visiva, c'è una gerarchia, una piramide, dove in cima c'è il regista, che generalmente è la persona che ha avuto l'idea, che ha scritto, che magari ha trovato anche i fondi o si è sbattuto per trovare i fondi, e quindi è giusto, una volta che c'è un collaboratore, che questo collaboratore lo aiuti nel modo migliore possibile. E, a questo punto vi farei vedere un esempio. Fra l'altro, visto che magari fra di voi ci sono molti filmmaker, questo esempio è di un film a cui sono molto legato, che è stato girato con una camera, all'epoca credo che si definissero, correggimi Nicola se sbaglio, prosumer o qualcosa del genere, cioè una via di mezzo fra professionale e amatoriale. La sigla era 150 pd Sony, una mini DV, esatto, una mini DV usata all'epoca proprio da filmmaker, no? Venivano usate per fare documentari o servizi giornalistici oppure piccole produzioni. In questo caso il regista non riusciva a trovare il budget per il film e quindi doveva assolutamente asciugare le spese, quindi da un lavoro che era nato in 35 mm come budget, come preventivo,
si è passati a una camera prosumer, no? E, all'inizio io ero abbastanza titubante, perché dicevo, ma andiamo a fare un film che andava nelle sale con una macchinetta da, all'epoca non mi ricordo quanto costava, 5, 3, 4 mila euro, sì, una roba del genere, no? Poi siccome il film era su Andrea Pazienza, stiamo parlando del film che si chiama Paz, su fumetti Andrea Pazienza, il fatto di legare un'immagine che in qualche modo forse sporca, ricordava un po' i fumetti, ha cominciato ad appassionarci, e quando a un certo punto, poco prima di girare, il produttore ha detto, ma forse la strada che state prendendo è sbagliata, guardate, trovi i soldi per farlo in Super 16, noi abbiamo detto, no, ormai abbiamo preso questa decisione, fatto migliaia di provini, test, eccetera, e andiamo su questa strada. Quello che mi spaventava in questo film era il look della camera, che era molto interessante, ma molto digitale, no? Si vedevano proprio i pixel disegnati sullo schermo, no? E quindi ho cercato in tutti i modi di trovare un sistema per rendere questi pixel meno elettronici, meno visibili, no? E un po' ci sono riuscito trovando un filtro, facendo tanti provini, trovando un filtro, White Promise si chiama, che in qualche modo smorzava questi pixel. White Promise è un diffusore delle alte luci, dei bianchi. Ho messo un ottavo, che è il filtro più debole, più leggero, no? Poi siccome il regista comunque voleva girare con la macchina sempre attaccata agli attori, e quindi voleva un grand'angolo, la macchina aveva uno zoom che tutto largo non era largo, non era abbastanza grand'angolato, e quindi abbiamo trovato un aggiuntivo grand'angolo, un pezzo di vetro proprio, una roba che di ottico non c'era niente, no? Però che è sommato per caso, una cosa fortuita, cercando una strada mi ha trovato anche un'altra, no? Sommando questo aggiuntivo grand'angolo a questo White Promise, l'immagine diventava non elettronica, i pixel scomparivano. Secondo me molte persone hanno anche pensato che potesse essere un 16 mm o un supporto diverso dalla telecamerina prosumer, no? Io ho una sequenza, ve la faccio vedere, perché in questa sequenza è girata con due macchine. La maggior parte è girata con la macchina corredata con l'aggiuntivo grand'angolo e il White Promise. La seconda, l'altra macchina, essendo una produzione non ricca, non c'era niente, in più era anche telata un po', no? Quindi c'è, almeno io lo noto, sono curioso di sapere se anche voi lo vedete, perché sennò magari è frutto della mia mente malata e quindi non ha riscontro in un pubblico normale. Una sequenza molto lunga con la pasta che, diciamo, è stata scelta per il film. E poi delle inquadrature dal basso con la seconda macchina telata, che invece hanno questa impronta digitale. Facciamo un quiz, vediamo se... Adesso vi faccio vedere tutta la sequenza che dura un minuto e mezzo. Poi dopo, se qualcuno vede le differenze, mi dice dove. Stanno umiliando il mare.
Ok. Chi ha trovato la differenza? Sentiamo, dove? Secondo me in quelle date si vede una notevole nitidezza. Allora non sono io che ho la mente malata. Magari anche perché siamo molto vicini. No. Nel senso, secondo me è molto molto più nitida rispetto a quelle grandangolari che erano molto più naturali. Esatto. Sono tutti buoni degli angoli. Sì. E poi comunque c'era una piattezza dell'immagine. Qualcun altro ha notato questa differenza? Quindi, insomma, è palese che magari forse ve l'ho detto prima io, magari eravate preparati anche a cercare una differenza, però questo vi fa capire quanto è importante avere un'idea molto precisa di quello che è l'obiettivo che volete raggiungere, no? Perché se voi fate tutto un film, qui erano tre spezzoni, no? Poi dopo il film è stato girato tutto con una macchina, soltanto, mai con due macchine, quindi la macchina era sempre con questa combinazione dell'aggiuntivo fortuito e del white promised cercato, e quindi non si nota. Però io ogni volta che vedevo il film, quando c'erano queste tre inquadrature, avevo una sorta di malessere, no? Perché mi dicevo, guarda che... E questo vi fa capire anche quanto è importante il lavoro di preparazione, no? Perché uno è anche in grado di dire, con la tanta o poca esperienza che ha, di improvvisare, no? Comincia un lavoro, gira e poi magari ci penso dopo. Però in questo caso, quel dopo, se sareste ritrovati così com'era, no? Cioè non ci potevate lavorarci in qualche modo, in color, cercare di artefarlo il più possibile, però non sarebbe mai diventato come quell'altro. Quindi è per questo che dico, il tempo che impiegate in preparazione è fondamentale, perché vi permette di tenere sotto controllo la situazione, no? Di non essere dominati dagli eventi, che sono tantissimi quando vi trovate a girare, no? Specialmente in esterno giorno, specialmente con le condizioni atmosferiche, quindi rischiate di andare a zig zag, no? Se invece avete un centro ben preciso, no? Voglio ottenere questo, voglio ottenere questa pasta, questa morbidezza, voglio cancellare i pixel, voglio... Bastano poche idee anche, no? Voglio avere dei neri molto profondi o dei neri molto aperti, cioè costruirvi, no? Prima di cominciare a girare, un'idea, no? Di come cercare di visualizzare quello che potrebbe essere il prodotto finito, il prodotto finale. In una produzione grande, questo lavoro si può fare anche con altre figure all'interno di una troupe che contribuiscono all'impatto visivo, a questo look del film che andate a fare, che sono lo scenografo e la costumista, o il costumista, lo scenografo o la scenografa. Questo perché? Perché se voi decidete di andare in una direzione, per quanto riguarda i colori, per quanto riguarda la saturazione dei colori, chiaramente coinvolgendo anche chi deciderà i colori delle poltrone piuttosto che delle tende, o chi deciderà i colori degli abiti, crea un mix che in qualche modo rende il tutto sempre più sotto controllo, no? Voglio fare un film tutto freddo, no? Chiaro, se mi si presenta con un maglione rosso e ho le poltrone tutte rivestite di marrone, diventa complicato, no? Se invece tutti sanno che la direzione da prendere è quella, è molto meglio. Chiaramente anche questo è un lavoro che, assieme al regista, assieme a chi si occupa di scenografia e di costumi, rende la cosa in fase di preparazione molto più univoca, nel senso che il colore di un divano in post-produzione sì, lo potete cambiare, però diventa un altro film, un altro budget, eccetera, eccetera, no? Quindi l'idea è quella di avere sempre tutto il più possibile sotto controllo. E, fatti questi provini, quindi decise il sensore, decise le ottiche, trovato il giusto mix fra l'impatto tecnologico e il vostro look che state cercando, a questo punto uno, se ha tempo, può anche decidere di capire come andare a post-produrre il film, colorare il film dopo, no?
perché oggi come oggi la bellezza dell'avvento tecnologico digitale è quello che voi potete visualizzare sul set quello che potrebbe essere il vostro prodotto finito, e quindi vi permette di avere sul set, non come era una volta, in cui magari quando c'erano le cineprese che avevano una telecamera di controllo, sul monitor di controllo vedevate delle cose che non corrispondevano assolutamente a quello che sarebbe stato poi il prodotto finale, no? Era una telecamera di controllo che permetteva di vedere se la panoramica era giusta, se avevate tenuto dentro tutto quello che dovevate tenere dentro nell'inquadratura, ma che non è che poteva dire verrà così, con questo contrasto o con questi colori, perché era tutta un'altra storia, no? Invece oggi, volendo e potendo trovare quella che si chiama una LUT, cioè una previsualizzazione con i parametri di contrasto, saturazione che voi volete ottenere, potete vedere mentre girate sul monitor, e tutti lo possono vedere assieme a voi, quello che magari poi verrà trasmesso, proiettato su uno schermo. Quindi questo è fondamentale, secondo me, questo è il grosso avvento che ha portato questa rivoluzione digitale, no? Cioè il fatto che tutti sul set, scenografo, costumista, oltre naturalmente al regista, ma anche truccatori, possono vedere quello che è il risultato finale, quindi quello che funziona e quello che non va. Se c'è un problema lo vedono immediatamente. Vi faccio un altro esempio riguardo a questa cosa. Queste sono fotografie still prese da la preparazione, quindi queste sono cose fatte prima di cominciare a girare un film di un regista americano, un film che secondo me non ha visto nessuno, in cui in questo film che si chiama Third Person, il regista è Paul Haggis. Il film è girato nella realtà a Roma, nella finzione del film a Roma, Parigi, New York. Allora, dopo aver scelto le ottiche e aver scelto il sensore, assieme al colorist, abbiamo proposto al regista di differenziare queste tre parti di film, no? Cioè Roma, Parigi, New York, con delle differenze cromatiche di colore, no? E quindi coinvolgendo lui e tenendo al corrente di questa idea anche, come dicevo prima, sia lo scenografo che la costumista, abbiamo ipotizzato, abbiamo fatto vedere al regista queste tre ipotesi, no? Partendo da un provino, questi sono provini tratti dai comparativi che vi dicevo prima, no? Cioè, una inquadratura come questa fatta con ottiche diverse, no? Poi noi abbiamo scelto l'ottica, abbiamo sfruttato gli stessi provini per fare delle prove di color. Vedete, col colorist, la stessa inquadratura, abbiamo provato, partendo da una situazione fredda, a scaldarla via via fino a diventare prima neutra e poi sempre più calda, no? Questo l'abbiamo fatto, ripetuto, su tutte le nostre sui nostri provini che ci avevamo. Quindi questo è un esterno giorno, ci abbiamo anche un altro esterno giorno con un'altra ottica più stretta, vedi? E qui anche qua siamo partiti da situazione fredda, poi piano piano l'abbiamo scaldata, scaldando anche le alte luci, scaldando anche i neri, fino ad arrivare al massimo di caldo che è questo, no? Quindi torno al freddo, questa è la situazione più fredda, poi piano piano, agendo sia sulle alte luci che sui neri, abbiamo via via scaldato. Non contenti degli esterni giorno, siamo passati anche a degli interni illuminati, no?
e questi sono sempre ricavati da quei provini comparativi che vi dicevo prima. Ma scusate, questo è un esterno notte, primo piano, e anche qui abbiamo usato lo stesso trattamento. Qua chiaramente i fondi, essendo luci della città, mentre la luce sul soggetto è messa da noi, erano abbastanza caldi. Il film è di 5 anni fa, quindi non c'era ancora luci a LED, quindi la città, le luci di Roma erano belle calde. E questo invece è un interno illuminato. Questa è, diciamo, l'ottica più stretta. Questo è una saletta del fornitore macchine da presa, in cui abbiamo messo il nostro soggetto, no, una luce, abbiamo fatto fare un'azione tipo accendersi una sigaretta, e sul fondo abbiamo messo un monitor acceso e una luce per avere anche un rapporto di profondità, ma anche di avere un fondo con delle alte luci, dei neri, insomma, di avere un fotogramma più ricco possibile, no? E qui abbiamo fatto lo stesso trattamento, partendo da probabilmente il soggetto. La realtà era questa, no? Più o meno a centro scala del colore. Poi chiaramente siamo andati verso una direzione fredda e invece da un centro standard colore neutro siamo andati verso una situazione più calda. Sempre per trovare il nostro look, no? Faccio vedere l'ultimo qua. Dovrebbe essere quello più largo. Ecco, infatti questo è quello più largo. Quindi questo per farvi vedere anche se voglio cercare di fare un provino illuminato, cerco di farmi in una maniera molto semplice, prendo un soggetto, cerco di crearmi all'interno il soggetto qualche elemento di luce più basso, più alto come sfondo, e questo, come vi ripeto, fa parte di quei test comparativi con ottiche diverse. Poi abbiamo estrapolato quello con l'ottica che avevamo scelto e da qui abbiamo fatto le nostre prove di color. Questo film è stato girato in ProRes, quindi diciamo HD, 2K, e ho fatto dei test comparativi fra RAW, che sarebbe 3.4, e ProRes, che sarebbe 2. Non ho notato differenze, quindi alla fine, essendo il file da 3.4 molto più pesante, ho preferito utilizzare quello da 2K. Tornando indietro non lo farei, nel senso che è vero che proiettando sullo schermo questa immagine girata così in ProRes e magari la stessa immagine girata in RAW, cioè in 3.4K, non notavo differenze, ma il grosso vantaggio di girare in RAW è che in post-produzione avete una libertà molto più alta, nel senso che addirittura in RAW potete cambiare dopo la sensibilità. Girate un'immagine a 800 ASA, vi sembra in post-produzione sottoesposta, in ProRes ve la tenete così, e quindi aprite in color col problema magari di tirar fuori rumori, i neri diventano sporchi, eccetera eccetera. In RAW mettete a 1600 e automaticamente tutto si riaggiusta, non dovete voi aprire, ma quindi per quanto riguarda
sensibilità della, che potete decidere, no? Anche con una macchina che magari può andare a 4K o HD, 2K, se non avete problemi nel gestire file più importanti, vi consiglio sempre di usare la sensibilità più, la capacità di più alta, perché in qualche modo in post-produzione poi avete un sacco di vantaggi. Chiudo questa piccola parentesi sul RAW e a questo punto vi faccio vedere quello che abbiamo proposto al regista dopo questi test, cioè tre situazioni, New York, Roma e Parigi. Questa è New York, quindi New York abbiamo deciso di tenerla fredda. La prima immagine in realtà sembra più verde che fredda perché appunto ha le luci di Roma, però già nella seconda vedete che il look si avvicina al freddo che abbiamo deciso, con dei bianchi puliti comunque, no? Un freddo che sporca un po' i neri ma non i bianchi. E questo siamo riusciti a girarlo prima che partissero le riprese del film nel luogo dove poi avremo girato il film. Dopo vi faccio vedere uno spezzone del film, così magari mi dite se ritrovate questi test anche poi nel film. Questo è sempre, diciamo, il trattamento New York, neri freddi, bianchi puliti, un po' di ciano. York sempre. È importante a volte addirittura fare i provini, non sempre possibile, ma fare i provini addirittura se uno ha già la location, il posto nella location che utilizzerà per girare, no? Perché a parte che dà subito un'idea di test definitivo, no? E poi uno si rende anche conto delle problematiche legate al sole, no? Sa che in questo punto, poi magari farò un discorso. Poi magari farò un discorso su come faccio i sopralluoghi e che tipo di strumentazione uso, no? Per cercare di capire dove il sole mi darà fastidio, come mi darà fastidio, a che ora mi darà fastidio, eccetera, eccetera. Quindi questo, dicevamo, è il trattamento che avevamo scelto a New York. Poi vi faccio vedere quello Parigi. Eccolo qua. Parigi, abbiamo deciso di stare a metà fra New York e Roma, cioè avere un tono freddo, meno di New York, ma però con dei bianchi caldi. Per cui scaldando i bianchi avevamo una situazione che differenziava New York. Vedete, ci sono dei colori più caldi nelle alte luci rispetto a New York, ma comunque i neri comunque rimangono, le zone d'ombra rimangono più scure, più fredde, scusate. Chiaramente questa scelta, una volta che il regista l'ha approvata, come vi dicevo prima, è stata messa diciamo a disposizione anche di scenografia e costumi, in modo che loro sanno che, appunto, il discorso che facevo prima, no? Se il costume serve per Parigi, sanno che Parigi avrà quel look e quindi si muoveranno di conseguenza. E per ultimo vi faccio vedere Roma. Ma qualcuno l'ha visto questo film? No? C'è qualcuno che l'ha visto? Vedi? Uno fa un film con un regista premio Oscar e non lo vedo nessuno, questo è il massimo della sfortuna. Third Person, la terza persona si chiama, è uscito nel 2014. E questo è Roma. A Roma siamo stati caldi, sia nelle alte luci che anche nei neri.
chiaramente stiamo parlando, come potete vedere, di differenze sottili, no? In qualche modo non è che una cosa è bianca e l'altra è nera, una cosa è rossa e l'altra è gialla, sono sottili differenze che comunque all'interno del film portano, non dico a livello subliminale, ma insomma ti conducono all'interno delle tre diverse situazioni. Domande? Scusi? Sì? Che camera avete utilizzato alla fine? Questa era una un Arri Alexa, avevamo due XT e in più per alcune scene, all'epoca non c'era ancora la mini Alexa, ma c'era la M, che è una macchina che ha praticamente solo il supporto per l'obiettivo, poi un cavo e tutto il corpo che registra, diciamo, è separato, quindi il corpo macchina è veramente molto piccolo. Da quando è uscita la mini Alexa è diventata un po' obsoleta, perché comunque avere questo cavo che sì, è comodo per situazioni molto, diciamo, raccolte, strette, ma comunque impiccio stava avere questo cavo con questa macchina che registra separata, quindi diciamo è diventata meno usata, mentre invece la mini Alexa ha preso il sopravvento. Adesso vi faccio vedere l'inizio del film, dove il film parte a Parigi, anche se l'inizio è questo scrittore che scrive in una camera buia in un albergo, quindi non potrete apprezzare tanto il look Parigi che avevamo scelto, ma poi dopo c'è New York e lì c'è il trattamento che vi ho fatto vedere adesso, e poi dopo c'è Roma. Tra l'altro Roma ha girato la scena nello stesso punto in cui abbiamo fatto quei provini che vi facevo vedere. Questa parte di film, cioè questo riversamento del film che ho qua sull'hard disk, non ha il sonoro, quindi ci possiamo parlare sopra. L'inizio è, come vi dicevo, in una camera d'albergo e il regista mi ha chiesto di, è un po' come se lui scrivesse dentro la sua anima, per cui voleva un ambiente molto scuro, molto, quindi insomma è un inizio che va un po' fuori da quello che vi ho parlato fino adesso. Dopo invece apprezzerete meglio, spero, le differenze di colore. Questo è girato in studio a Cinecittà, e fuori c'è un greenback e poi hanno messo delle sfocature come se ci fosse una città. Come vi dicevo, l'ambiente qua è molto sottotono, ma comunque potete apprezzare alcuni punti. Le alte luci calde, lui adesso è freddo sul viso perché è come se la luce provenisse dallo scambio del computer, c'era un piccolissimo neon che aumentava un po' la luce dello schermo. Questo è sempre il trattamento Parigi. E qua siamo a New York, per cui c'è Ciano, neri freddi. Come vedete le differenze non sono abissali, no? Però in qualche modo vi portano in un mondo diverso, no? Che
qualche modo etichetta, no, la geografia del film. Questo è sempre New York, in realtà è sempre nel teatro di Cinecittà. Sempre New York. In realtà anche questa, e questa è Roma, vedete, potete apprezzarla, i neri più caldi, ed è la stessa location del provino. Per favore, può commentare che tipo di luce o riflettore o pannello avete utilizzato per queste inquadrature? Top secret. Ma non è un masterclass su... No, è una battuta. Grazie. No, in realtà, guarda, io in esterno... Cioè, tu vuoi sapere che tipo di proiettore? In realtà qua c'è soltanto una superficie bianca, un polistirolo 2x1, che ribatteva un po', schiariva un po' il viso degli attori, da sinistra, perché probabilmente il sole è dietro di loro sulla destra, no? Quindi a schiarire un po' i loro visi, ad aggiustare, ad aiutare un po' i loro visi, c'era un polistirolo. Io, se posso, in esterno cerco di non usare mai luce, nel senso che cerco di usare la luce naturale, e quindi poi dopo magari 5 minuti dedichiamo all'uso della luce naturale, perché la trovo più, scusate, gioco di parole, naturale, nel senso che a me non piace quando vedo, sento la luce artificiale, e in esterno, se uno le mette, è molto facile sentirla, no? Qui invece ho cercato di lavorare, cioè, la metto solo quando, non so, ecco, in esterno uno comincia a girare con il sole, poi a un certo punto si annulla, comincia a piovere, oppure si diventa tutto scuro, si va verso il tramonto spinto. Allora, se voglio legare le scene che ho girato a inizio giornata con quelle che giro a fine giornata, magari io devo utilizzare la luce artificiale. In questi casi, più grossa è, meglio è, quindi un 6.000 piuttosto che un 12.000 o un 4.000. Adesso fanno delle scariche, sono luci a scarica, molto piccole, compatte, che spingono tanto, tipo quelli che una volta erano 12.000 adesso sono diventati 6.000 e hanno la stessa resa. Però in questo caso specifico non ho utilizzato niente. Domanda banale. Sì. Sono girati in pellicola o in digitale? No, no, questo stiamo parlando di digitale. Io praticamente dopo anche qui affronteremo un attimo, dal 2011 praticamente non giro più un metro di pellicola. Io mi ritengo fortunato perché ho cominciato con la pellicola e più o meno a metà della mia carriera ho iniziato a girare in digitale, quindi posso dire di aver conosciuto i due mondi, no? Magari voi che cominciate adesso, la pellicola è difficile che la possiate utilizzare, mentre invece chi ha smesso con la pellicola quando è arrivato il digitale non conosce il digitale, no? E quindi diciamo, questo è un film, uno dei primi film che ho fatto in digitale, perché è 2012, quindi il primo film l'ho fatto nel 2011. Ecco, questa è New York, vera, è una seconda troupe è andata a girare a New York, e è una controfigura che attraversa la strada, poi entra nella metropolitana e sotto siamo a Roma, sub Augusta, con l'attrice Vera. Qui siamo tornati fuori a Roma, quindi col trattamento Roma, e poi dopo questa scena vi faccio vedere l'ultima scena, Parigi, interno macchina.
Ecco, questa è interna macchina a Parigi, in realtà la macchina è in teatro, fuori c'era un greenback, poi una seconda truppa è andata a girare i contributi da mettere sul green, con le luci chiaramente cercavo di muoverle per dare un po' di senso di movimento. C'era l'idea di farla fuori, però uno c'era il problema di farla reale questa scena, però da una parte c'era il problema di vedere che fuori non fosse Roma ma Parigi, e dall'altro c'era l'attrice, a un certo punto si cambia in macchina e quindi per proteggere anche la scena si è preferito, devo dire con mia gioia, perché insomma in teatro era tutto molto più controllabile, girare la scena in teatro. Però come vedete il trattamento è Parigi, quindi alte luci calde, neri un po' più scuri e via di seguito. Insomma, questo per farvi capire come alla fine, dopo aver profilato gli obiettivi, dopo aver profilato, scelto l'obiettivo, fatti i test colore, eccetera, eccetera, arriviamo a girare, che abbiamo già in qualche modo le idee abbastanza chiare, il regista è d'accordo con noi sulle scelte che abbiamo fatte. A questo punto il DIT, che è una figura secondo me fondamentale nel nuovo modo di girare, DIT credo che stia per Digital Image Technicians, ed è la persona che in qualche modo vi carica sulla macchina la LUT, scusate, che avete scelto, perché la macchina può avere una LUT di default, no? Che vi fa vedere con dei contrasti di default, con dei livelli di saturazione di default un'immagine, ma che magari non è quella che voi avete scelto, no? Se voi avete fatto un lavoro preciso e attento di preparazione, di scelta del look, potete caricare in macchina la LUT che vi consente di previsualizzare o di visualizzare sul vostro modulo di controllo quello che poi magari se non aggiustate niente dopo sarà il risultato finale. La color chiaramente poi ne parleremo, servirà, perché comunque se in una scena fate 10 tagli e tutti vengono usati, magari bisogna bilanciarli un attimo, no? Ci sarà quello un po' più chiaro, quello un po' più scuro, e quindi il lavoro di post-produzione di color servirà a quello, ma non dovrete inventarvi in color un mondo che in qualche modo avete già creato, no? Quindi risparmiate tempo in questo modo in color. Quindi tutto quello che dicevamo prima del fatto che il tempo che voi utilizzate in preparazione poi dopo ve lo ritrovate con gli interessi sia in fase di ripresa che in fase di post-produzione. Tutto chiaro? Domande? Il film è stato girato con due unità? Sì. E lei è stato direttore della fotografia di entrambe le unità? No, scusami. Le unità c'erano in questo caso, come avete visto, quando c'era da fare qualche esterno a Parigi, o no, lì c'era un altro direttore della fotografia. Ho frainteso, perché ho inteso due unità come due macchine. Sono girato con due macchine, sempre. Ormai devo dire che il risparmio che ti dà avere due macchine è enorme, sia in fatto di tempo, ma anche in fatto di aiutano un sacco gli attori. Cioè campo e controcampo vuol dire che un attore recita e l'altro in qualche modo fa la quinta, no? E quindi anche per l'attore che recita, avere un attore che in qualche modo non partecipa come lui al 100% può essere in qualche modo non produttivo, no? Invece con due macchine possono dare tutti e due al 100%. L'edizione è contenta perché fanno gli stessi movimenti, le quinte, no? Quindi non c'è possibilità di errore e poi si porta via, si risparmia veramente un sacco di tempo. Ma questa è una domanda che pretende, in quale momento scelgo i movimenti di camera? Sì. Ci può essere qualche movimento particolare
come non so, Dolly che si alza tantissimo, piuttosto che viene ucciso prima. In genere il movimento te lo fai un po', non dico sul set, ma insomma quello è abbastanza legato al momento della ripresa, e quindi non è difficile che, magari in America sono più precisi, ti dicono anche l'altezza del cavalletto, quella scena va girata con questo obiettivo, con l'altezza del cavalletto tot, oppure con un carrello che va da figura intera a primo piano. Anche in Italia può esserci qualche caso, però in Italia siamo più abituati a improvvisare un po' su queste cose, no? Quindi il movimento viene deciso di per lì. Poi c'è l'operatore di macchina, che è un altro elemento creativo che contribuisce a dare una mano in questo senso, no? Per cui anche lui può proporre come muovere la macchina. L'operatore di macchina è difficile che intervenga in fase di preparazione, quindi è un lavoro che viene fatto sul serio. Detto questo, dove siamo arrivati? Al fatto che abbiamo trovato la... Sì? Certo. Tutto questo è il rapporto con il regista, cioè magari anche... Pessimo. Riguardo, nel senso riguardo anche proprio i movimenti di macchina o determinate scelte, cioè immagino che poi cambia a seconda delle situazioni, a seconda dei set, a seconda dei registi e dei direttori della fotografia, però l'idea che mi sono fatto io è che vadano in concerto insieme, certo. Il mondo ideale, il regista e il direttore della fotografia. Dove finisce il contributo di un direttore della fotografia, dove finisce quello di un regista, diciamo appunto nella situazione ideale? Guarda, la situazione ideale non esiste, nel senso che ogni regista è un mondo a sé, no? Cioè, ci sono registi che amano molto preoccuparsi anche delle cose tecniche, quindi dei movimenti di macchina, altri registi che invece si occupano di più della recitazione, di lavorare con gli attori, e magari se si fidano del direttore della fotografia o dell'operatore di macchina gli lasciano carta bianca, no? Se c'è qualcosa che non va lo dicono, ma se no ti dicono ok, voglio un totale, voglio... cioè c'è una joint venture in questo caso, no? Per cui... Quindi il regista, facendo il storyboard, dice la tipologia del campo, del piano, e poi nel tuo caso il DP che decide il totale lo faccio con questo movimento, a uscire, è questo quello che intendi? No, intendo che ci sono registi che ti fanno lo storyboard, e quindi ti ad esempio questo film qua, di cui ho portato la sceneggiatura per parlare dell'elemento da cui parto, il film si chiama Like Me Back, e ho l'occasione per pubblicizzarlo, quando uscirà andate a vederlo, perché è un film, piccolo film che sicuramente non avrà una grossa distribuzione, quindi un po' di pubblicità non gli fa male. Il regista di questo film, Leonardo Seragnoli, disegnava scena per scena, addirittura le colorava, quindi lui arrivava sul set con le idee molto chiare, diceva macchina qua. Poi adesso vi faccio vedere anche la scelta del formato per questo film e vi racconterò una cosa interessante su come è stato girato. Quindi lui disegnava il film, lo colorava, quindi aveva le idee chiarissime, no? Io in genere non sto in macchina io, no? Però in questo caso il film era molto piccolo, non c'erano i soldi per un operatore di macchina, ci sono stato, mi sono divertito molto, però facevo esattamente, davo il mio contributo, nel senso che se c'era qualcosa che lui aveva previsto ma non andava, trovavamo il modo di aggiustarla, però lui aveva le idee chiarissime, no? E quindi tanto insomma gli piaceva prendersi la responsabilità di scrivere, anche di raccontare, di sapere come raccontare il film, e quindi perfetto. Altri registi invece se non si interessano a questa cosa, ti dicono raccontiamo questa scena con un campo largo e poi magari andiamo a fare delle cose più ravvicinate, no? E sei tu che devi dire ok, allora facciamolo da là, ti va bene da là? Sì, perfetto, sì, va bene, ok. Quindi ti danno carta bianca, quindi è una cosa che dipende molto dal tipo di approccio che ha il regista, al tipo di... Certo, ma quindi in quel caso lì, diciamo a livello proprio di significato,
il direttore della fotografia ha un'importanza fondamentale, perché la scelta della combinazione delle inquadrature comunque dà un significato piuttosto che un altro. Quindi se guarda, se c'è un buon rapporto è una sinergia, esatto. Okay. No, perché magari lui ti chiede una cosa, tu gli dici ok, perfetto, però guarda che così forse non funziona, proviamo ad aggiustarla un po' più da questa parte o più da quell'altra. Quindi è un lavoro work in progress, capito? Quindi voglio dire, direttore della fotografia non per. È sicuramente uno dei principali collaboratori del regista, no? Rimane sempre un collaboratore comunque, no? Quindi si deve in qualche modo appiattire a quelle che sono le esigenze del regista. Se il regista vuole essere lui l'artefice del racconto con l'inquadratura del film, perfetto. Tanto di cappello, insomma, massimo rispetto. Se invece te lo vuoi delegare, tu te ne prendi la responsabilità. Se lui è d'accordo, fai delle proposte. Se lui non è d'accordo te lo dice, se è d'accordo ti lascia fare. Quindi il bello di questo lavoro è che, come dicevo prima, se vengono qua 10 direttori della fotografia, magari vi racconteranno molte cose simili a me, ma anche delle cose completamente diverse, no? Io vi dico è bello così, loro vi diranno bello colà. La cosa importante è prendere, no? quello che piace a voi e quello che potrà servire a voi, sapendo che comunque è un lavoro che non ha delle leggi fisse, no? Ma che in qualche modo sarà sempre soggetto a variazioni, ci sono un sacco di varianti. La cosa che volevo farvi vedere riguardo al film che ti stavo dicendo è che una volta scelti gli obiettivi, una volta scelto il sensore, una volta scelto la cola, una volta scelto il formato, cioè non il formato, la quantità di RAW che vogliamo, HD, RAW 6K, 8K, eccetera, eccetera, dobbiamo scegliere il formato del nostro film, no? E a questo proposito, se lo trovo, volevo farvi vedere il formato per questo film che appunto ti stavo dicendo, Like Me Back, no? Il dubbio era sul formato 1.85, sapete che ci sono tanti formati, no? 1.85, 1.33, 1.66, 2.40 che sarebbe il CinemaScope. Secondo me il formato, quello che io preferisco a prescindere, quello, a me, io sono un cinefilo, mi piace molto andare al cinema, amo il cinema, perché mi piace la sala buia, lo schermo illuminato grande, a tutto schermo, quindi formato 2.40. Però in questo caso il dubbio era se, dovendo girare su una barca a vela, piccola, con tre attrici e un attore che faceva lo skipper, fosse più idoneo usare un formato appunto CinemaScope 2.40 oppure l'1.85, che ha uno sviluppo più verticale, mentre ovviamente il 2.40 ce l'ha più orizzontale, no? Quindi abbiamo fatto dei test. Queste tre facce da galera sono il DIT a sinistra, il focus puller della seconda macchina al centro e quello della prima macchina a destra, di un lavoro che stavamo facendo, c'era una barca vicino. Siamo andati a farci questo provino, loro simulavano le tre attrici con pessimi risultati, e abbiamo girato con un 32, non il primo che abbiamo trovato, non quello che avremmo utilizzato nel film, perché a noi quello che ci interessava in questo provino era la scelta del formato e capire che differenza c'era girando con un formato o con quell'altro, no? Quindi prima comparativo come sempre, no? Quindi 32 1.85, 32 2.40. come vedete si mangia un po' di aria in testa. Il 2.40 sono più filati, a destra e a sinistra non cambia granché, e chiaramente si mangia un po' di aria anche sotto, no? Però uno dice vabbè, mi allontano un po', che cambia, no? Se mi allontanavo qua cascavo in acqua, per cui non c'avevo lo spazio, no? Quindi potevo cambiare obiettivo, no? Mettere un obiettivo più largo, però se volevo comunque avere un'inquadratura che mi desse un po' più di respiro, sembrava l'1.85 più il
idoneo, no? Io l'ho rifatto, anche se qua, secondo me, commettevo sempre l'errore di, ok, tenevo più aria in testa nel 1.85, no? Però poi comunque non vedevo grosse differenze, no? Qui abbiamo simulato un'inquadratura che poi c'è nel film, e io stavo in piedi, quindi non potevo alzarmi di più, no? Quindi se volevo inquadrare loro o andavo su una scala, ma su una barca non era la cosa migliore da fare, o se no stavo all'altezza mia, no? 1.76. Quindi col 2.40 erano abbastanza affilati, no? 1.85, l'ho rifatta. Poi siamo andati dentro, anche qua io stavo appoggiato dalla parte opposta, quindi non potevo andare più indietro, no? 2.40, no scusate, 1.85, 2.40. Però uno dice, vabbè, magari se ti piace il 2.40 puoi anche in qualche modo, cambiando obiettivo, magari ci stai, no? Fino a che non mi sono detto, ok, allora proviamo la cosa più estrema, no? Mi metto in posa, cercando di trovare un'inquadratura sempre attaccato a una parete della barca, con un 85, poi metto il 2.40 e tac, taglio la testa a 1, vedete? Taglio la testa a quell'altra, metà completamente a 1. Riprovo tenendo un po' più di aria in testa con l'1.85. Ok, sopra magari va bene, ma sotto vedete ho perso la mano di quello a sinistra. Qua c'è, qua non c'è. Anche lui ho perso mezzo braccio, insomma. Alla fine la scelta è andata sul 1.85. E la cosa buffa è che praticamente il giorno prima di girare abbiamo fatto delle prove per vedere se tutto andava bene, il tipo di workflow che avevamo scelto, poi vi spiego magari che cos'è il workflow, se tutto funzionava eccetera eccetera, e io ho proposto al regista, ma perché non proviamo a fare anche dei primi piani anziché come si fa di solito mettendo un tele, per cui non so, mettendo un 85, un 100, e anziché farlo così, facciamone ogni tanto, non sempre, facciamone qualcuno anche sempre con un obiettivo normale, un 32, no? Magari gli andiamo più vicino, andiamo addosso con la macchina e creiamo un primo piano un po' più materico, no? Meno schiacciato come fanno i teleobiettivi, no? Poi ho detto, guarda, fammici pensare. Ci ha pensato la notte prima di cominciare a girare e poi il giorno dopo mi ha detto, guarda, sai cosa c'è? Ci ho pensato, facciamo tutto fin col 32. Ma sei sicuro? Guarda che, cioè, su una barca diventa, cioè, coraggiosa come scelta, ma mi sembra che potrebbe anche essere controproducente. E invece lui giustamente a questo ragionamento, cioè a questa scelta, ha affiancato un ragionamento film sul cyberbullismo, per cui su tre ragazze che riprendono continuamente tutto col telefonino e si fanno un sacco di selfie col telefonino, e quindi lui ha detto facciamo finta che la macchina sia un telefonino, che adesso ci sono anche le ottiche aggiuntive per i telefonini, però diciamo un telefonino normale ha un'ottica fissa, no? E quindi abbiamo girato tutto il film con un 32, avevamo tutta la serie Cook S4, però praticamente non abbiamo mai staccato il 32, è diventata una cosa molto fondamentalista, e devo dire che se avessimo scelto di usare il 2.40 sarebbe stato drammatico, perché già con l'1.85 a volte non c'era lo spazio per andare più indietro, e quindi c'è stata una bella salvata, insomma. Quindi è una scelta, quella del formato, anche questa, da non sottovalutare, va ponderata e va in qualche modo, deve essere anche... fare anche questa, una scelta che fa parte anche della scelta del look del film, insomma, no? Da non dimenticare mai. A questo punto abbiamo scelto le lenti, abbiamo scelto il look del film con tanto di prove di color, abbiamo scelto tutto, non ci resta che girare.
che se abbiamo fatto tutto questo lavoro che vi ho descritto, che non sempre si riesce a fare, ma se secondo me è fondamentale, se si riesce a fare bene, girare diventa una passeggiata, nel senso che noi abbiamo le idee molto chiare su dove vogliamo andare e diventa veramente molto semplice. E la difficoltà che c'è, oltre a che fa parte ancora della preparazione, sono i sopralluoghi, no? In cui praticamente si va a vedere i vari posti, le varie location e si decide quando, come, scusate, girare. Cosa importantissima specialmente per gli esterni, no? Perché a volte uno va a girare una scena con due attori che camminano per la strada e magari quando va a fare sopralluogo con mezzi che possono essere una bussola o un'applicazione, Sunseeker ad esempio, quella che uso io, no? Magari molti la conoscono, vedo annuire, vi permettono di capire a che ora ci sarà il sole o non ci sarà, se chiaramente è una giornata non nuvola, non nuvolosa, e quindi vi permettono in fase sopralluogo di decidere quando girare la scena, no? Quindi è importante, perché se voi avete una scena in cui all'interno di una strada il sole entra dentro, e Sunseeker ve lo può dire, tra le 11 e l'una, e voi non volete che vi entri dentro, perché magari dovete precedere due attori che camminano, il sole ce l'avete dietro la macchina, sapete che ora girate prima di quell'ora o subito dopo, oppure se invece è in controluce magari non vi dà fastidio. Quindi è importante, per quanto riguarda la fase di preparazione, ultimata tutta questa serie di test, quindi quando ho detto prima non ci resta che girare, mi ero dimenticato di questa parte fondamentale, no? Ci sono i sopralluoghi in cui prendete delle decisioni molto importanti anche per quanto riguarda la scelta del materiale, nel senso che per quanto riguarda le luci, i sopralluoghi vi danno un quadro di quelle che sono le difficoltà che vi troverete ad affrontare e quindi vi permette di fare una lista materiale, no? Sapere che magari in quella scena avrete bisogno di un pezzo grosso, quindi magari prendete un 12.000, un 6.000, anche se io ormai 12.000 non li uso più, ma al massimo arrivo a 6.000. Le luci sono molto cambiate nel corso degli ultimi anni, no? Si è passati da luci che erano 20 anni fa gigantesche a luci che invece sono sempre più piccole, sempre più maneggevoli e soprattutto sempre più controllabili, no? Adesso il top sono luci a LED, sono proiettori a LED che vi danno possibilità enormi, hanno un dimmer per cui potete scegliere di andare a 0 a 100, quindi potete, mentre prima dovevate mettere filtri, allontanare il proiettore, abbassarlo con artifici vari, adesso c'è un potenziometro, lo abbassate, la luce si abbassa fino a che non trovate l'intensità che vi serve, no? Prima si mettevano pacchi di fogli di gelatina se volevate renderla più o meno fredda, più o meno calda o colorata, no? Adesso ci sono le luci che hanno, oltre al potenziometro, c'hanno anche un varicolor, no? Per cui vi permettono di passare da 3.200 a 5.600, 8.000 oppure andare ancora più giù, quindi è veramente cambiato tanto i sistemi di luminotecnica, in meglio sicuramente, poi non c'è mai fine, perché io spero sempre che diano anche un telecomando con cui poter non andare dietro al proiettore che magari è appeso, ma col telecomando gestire tutto, no? Sia l'intensità che i colori. Quindi le troupe si sono anche assottigliate, perché magari non servono più i mezzi che servivano fino a pochi anni fa, ci sono anche meno soldi, probabilmente anche per quello che sono assottigliate, però anche un piccolo lavoro, un piccolo documentario con due luci può essere fatto altrettanto bene, no? E poi c'è la luce naturale, che sicuramente è una,
è una grossa, io amo tantissimo, chiaramente nel cinema cosa succede? Che spesso in un documentario magari è facile, perché magari i tempi di ripresa sono molto veloci, si riesce a cogliere l'attimo, quindi c'è una finestra di luce, una forbice di luce buona che dura un tot, ma magari in un documentario si riesce a utilizzare. In un film sono troppe variabili, no? Gli attori magari sbagliano la battuta, fanno più ciacchi, il regista che vuole fare più inquadrature, quindi bisogna essere preparati a non fare conto solo su quello, no? Una cosa che invece io cerco sempre di fare, ma non sempre mi è possibile, è di utilizzare delle luci di scena che abbiano anche delle la facoltà di essere anche corpi illuminanti, no? Quindi se io ho la possibilità di illuminare, adesso vi faccio vedere un esempio, un ristorante senza utilizzare nemmeno una luce artificiale, ma soltanto luci di scena, ho fatto bingo, nel senso che le macchine le posso mettere dove voglio, posso usare 2-3 macchine addirittura, quindi posso permettere al regista di girare un sacco di roba. In questo esempio che faccio vedere è un ristorante dove avremmo dovuto girare 6 giorni e invece, adesso non dico solo grazie a questo artificio, magari ci saranno state anche circostanze che hanno aiutato a ottenere questo risultato, abbiamo risparmiato un giorno, cioè abbiamo finito un giorno prima, perché praticamente i tempi tecnici sono talmente abbreviati, siamo riusciti a uscire da questa location un giorno prima. E chiaramente le luci le ho costruite assieme allo scenografo. Nessuno si salva da solo. Il ristorante è ricostruito, è un film che abbiamo girato in inverno, per cui all'inizio c'era l'idea di farlo in un ristorante vero, però il ristorante in realtà era un esterno. Poi chiaramente la parte che adesso qua vedete chiusa in origine era aperta e quindi faceva uscire della luce diretta che comunque creava una differenza fra la parte, diciamo, filtrata dal panino e quella invece diretta. Allora gli ho proposto di tappare anche quella, no? In modo che non ci fossero differenze. E grazie a questa, in questo ristorante non c'è una luce artificiale, se non qua, sotto a questa verdura, a queste piante, cioè c'è qualche 300 in modo da eliminare dal basso. Però queste sono luci di scena, questa è una luce di scena, questo neon, questa è anche luce di scena, e tutta la scena è stata girata così. Quindi io praticamente, una volta fatta questa costruzione di lampade, una volta messe, volendo si potevano spostare un po' più a destra, un po' più a sinistra dal lato perché erano attaccate dei cavi d'acciaio, però io potevo andare a casa anche. Questa è la luce, che mi sembra perfetta, morbida, insomma, no? Chiaramente lui seduto di fronte a lei aveva la stessa luce, quindi con una macchina si poteva girare su di lei, con l'altra macchina sulla destra, fuori campo, su di lui contemporaneamente, e con una terza macchina si poteva fare addirittura questo campo qua. Vedete, qui non c'è nessuna luce, semplicemente le lampade all'interno delle luci di scena erano delle lampade a LED da 100-150 watt, credo. L'unica accortezza è che a seconda le spostavo leggermente o verso macchina o le allontanavo dalla macchina per avere, diciamo, un po' più di zona d'ombra sul viso, no? Ecco, qui ad esempio, tornando al discorso del look, che erano infatti a un film di Spike Jonze, Air, ma non perché volevamo, non so se l'avete visto, ma non perché volevamo imitare quel look, ma perché il regista voleva comunque, essendo una storia drammatica, non voleva diciamo appesantire con anche un impatto visivo troppo drammatico il plot già di per sé drammatico, e quindi voleva dare
voleva avere un look più trasparente, no? Meno con contrasti non forti, morbidi. Questa è una scena finale di Alba, e comunque le ombre non sono accentuate, c'è insomma un look morbido anche in questa Alba, che poi in realtà non è un'alba, è un tramonto, però nel film viene simulata un'alba, quindi noi abbiamo girato al tramonto, abbiamo aspettato che si accendessero le lampade della strada e poi abbiamo girato anche qua. Non c'era luce, forse c'era un po' di stirolo che rimbalzava un po' di luce dal cielo per aiutare il primo piano. E questo, devo dire, cioè quando riesco a... non sempre è possibile, ci sono state altre situazioni in cui mi è capitato di utilizzare lampade di scena che funzionano anche come corpi illuminati, è la cosa fondamentale. Girando con pochissimi mezzi, anche una lampada di casa, cambiando semplicemente il wattaggio, mettendolo più forte, oppure può diventare fondamentale, può diventare più realistico, più vero, insomma, non si sente l'artificio di una illuminazione artificiale che rende tutto un po' più finto, no? A meno che non sia voluto, no? Si parla di un film fumetto, di un film dove magari viene cercato proprio l'effetto artificioso, ma se uno vuole ottenere un effetto naturale, secondo me non c'è strada migliore. Per farvi vedere un altro esempio, questo ad esempio è un altro esempio, nel senso non c'è luce, cioè gli effetti speciali avevano creato un falò, un fuoco con dei tubi di gas, con dei fori da cui uscivano fiamme che creavano una sorta di finto incendio, e alla fine questa luce era talmente bella e potente che su di loro non c'è nessuna luce, soltanto il riverbero vero delle fiamme. They should shoot me in the belly and kill this piece of shit they made. I'll tell my wife the baby's mine. You won't even have to see it. Anche qua si può girare con due macchine perché la luce viene da sinistra. You could start playing again. There was this girl in the camp with me. When they came for her, she followed obediently. Like a good little schoolgirl. Vedete la differenza, però qui la luce è artificiale e qua si sente. Her body couldn't take it. Questa è la differenza che c'è fra la luce messa e una luce invece creata in qualche modo, no? La notate, la apprezzate la differenza? Ecco, qua praticamente vedete dietro a questo vagone di tram c'era un tubo di ottone forato da cui gli effetti speciali hanno fatto uscire gas che creavano questo incendio. Qui la luce che era prima su di loro e che c'è adesso è soltanto frutto di quell'effetto speciale lì. Questo è Venuto al mondo di Castellitto, Twice Born, il titolo italiano è Venuto al mondo. E volevo farvi vedere un altro esempio di luce, un misto fra luce naturale e luce artificiale. Questa è una scena girata, vabbè, l'inizio della scena è tramonto. Ah.
Ecco, questa è quella che viene cosiddetta chiamata luce cavallo, no? Dura pochissimo, mezz'ora, poi dopo cambia subito a notte, diventa buio. Quindi c'è questo campo e poi ci sarà un controcampo. Chiaramente abbiamo girato prima il controcampo per non perdere l'effetto sul fondo del tramonto, avere ancora il cielo chiaro, avere ancora predominanza di luce naturale, anche se si sente molto la luce di scena, no? Poi ci sarà il controcampo su di loro che comunque non ci dà più riferimenti con quello che è il fondo, perché loro saranno, diciamo, come fondo avranno l'interno dell'appartamento da cui stanno uscendo, e poi tutta la scena si svolge in questo terrazzo dove non potevo mettere luce da nessuna parte, perché in alto non potevo stare, non c'era niente, non c'erano giusto le finestre da cui stanno uscendo loro, facevo uscire un po' di luce, e allora mi sono detto ok, prendo le luci di scena, che sono quelle che vedete sul tavolo, le metto un po' dappertutto, alcune le ho messe anche per terra, quindi vedrete, sentirete la luce che viene dal basso, perché appunto molte di queste palle luminose erano appoggiate per terra, e ho girato questa scena che non avrei potuto illuminare in altro modo, anche perché c'erano due Steadicam che giravano contemporaneamente, una con obiettivo più largo, una con obiettivo più stretto, 50 comparse, quindi non potevo mettere stativi, cose, e quindi c'è una predominanza di luce di scena con un po' di luce che esce dalla finestra. Eccoli, le mie stelle. Però sono appena tornati da Sarajevo. Qua sicuramente di tutti loro si è fatto più buio, però io non me ne accorgo perché comunque c'è una luce su di loro. E qui le uniche luci sono appunto quelle che vedete da sinistra, provenire dall'interno dell'appartamento, e quelle disseminate un po' in questo terrazzo. Presa anche leggermente rallentata, non credo che sia un 48 ma forse un 36 fotogrammi. Ecco, vedete le luci che provengono dall'interno attraverso delle tende, però in questo caso su di lui ci sono luci sulla terrazza, anche qua sono le luci del tavolo. Qua chiaramente lui sembra a sync, ma perché chiaramente ha fatto delle prove e lui recitava più velocemente, in modo che poi con l'immagine rallentata sembra a sync. Luci di scena qua, anche qua. Farvi capire che insomma la possibilità di girare con luci di scena vi dà un sacco di vantaggi, quindi a volte non è necessario avere un grosso impianto, no? Dietro, chiaramente non è che poi non ci voglia niente, perché poi le luci di scena dovete in qualche modo procurarvele, adattarvele, metterci la potenza giusta, a volte serve un dimmer perché è troppo forte, l'abbassate. Però chiaramente in una situazione come questa, dove c'erano
pensate a due macchine, due Steadicam con due assistenti operatori, un microfonista, un aiuto regista, probabilmente un macchinista che accompagna la Steadicam. Quindi in quel terrazzo c'era una specie di giostra dove anche uno spillo dava fastidio, no? Quindi non potendo mettere niente sospeso in alto, ma avendo tutto in campo, si dava massima libertà sia agli autori che ovviamente alle due macchine da presa e tutto il contorno che c'era intorno. Domande? Detto questo, siamo arrivati appunto alle riprese. Vi ho fatto vedere una di queste situazioni in cui ci sono delle problematiche che possono essere risolte durante le riprese con queste soluzioni. Però ripeto, ribadisco, se voi riuscite anche nel vostro piccolo progetto a mettervi un fine molto chiaro in testa, un'idea, anche semplice, basta una, no? Che comunque vi funziona da faro conduttore durante il vostro lavoro, sicuramente ne guadagnate in chiarezza nella vostra testa su quello che volete fare e anche, secondo me, riesce a darvi un risultato finale molto migliore rispetto a quello di fare un'improvvisazione, no? Di arrivare sul vostro set e di partire a riprendere ovunque, comunque, quantunque, insomma. Quindi se in qualche modo riuscite a previsualizzare, a farvi anche una, appunto, idea del fine, del risultato finale, sicuramente vi è di grosso aiuto. Un'altra problematica che volevo farvi vedere è sempre in questo film, c'era una scena abbastanza complicata, mi sembra che ci fossero addirittura o tre o quattro macchine da presa che girano anche a velocità diverse, con molte comparse, e abbiamo cominciato a girare a preparare le due del pomeriggio, metti una macchina, metti due macchine, metti tre macchine, organizza il movimento delle comparse, abbiamo girato il primo ciak, c'è una colonna di profughi che si addentra in un quartiere bombardato, scoppia una bomba e scappano tutti. Quindi coordinare tutto questo ci ha permesso di girare una scena, ma poi era buio, praticamente il sole era calato, rimanevano forse 10 minuti, ci avevamo messo 4 ore prima, ho detto figurati come è finita la giornata. Invece il regista mi ha detto scusa, dai, fammene fare un'altra. Ho detto guarda, non c'è più luce, è impossibile, no? Ma dai, facciamo presto, facciamo un'altra. Ho detto guarda, l'unico modo per fare un'altra è metto a 3200 ASA. La prima scena l'abbiamo girato a 800 ASA e la giriamo a 3200, che non so se sapete cosa accade, no? Immaginate, no? Padelloni di grana grandi come mosconi, i neri che diventano subito sporchi, contrasti, colori che se ne vanno. Ho detto guarda Sergio, facciamolo, però mi devi promettere che non monterei mai il chuck che abbiamo girato prima con quello che andiamo a girare adesso, perché uno 800 ASA, pulito, trasparente, e l'altro 3002. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Hai la mia parola. Stacco, come è andato a finire? Cioè, sono state montate scene del chuck 800 ASA assieme a scene del chuck 3002. Dove adesso che facciamo? Pensaci tu. Allora io mi sono girato, ho guardato il collo e mi sono detto pensaci tu. E in effetti devo dire, ha trovato la soluzione più banale possibile e immaginabile. Voi cosa avreste fatto? Avrei avvicinato al 3-2, rovinato quella, cioè reso brutta quella. Sì, che uno non ce l'avrebbe, dice perché devo imbruttire una cosa che comunque è bella, no? E invece alla fine sicuramente si vede che
la scena soffre un po', no? Però in qualche modo alla fine. Questo è sempre 800 ASA, un ponte di Torino che simula Sarajevo, infatti la moschea che vedete sul fondo è stata messa in post-produzione e qua comincia la scena mischiata, no? Piano piano, perché all'inizio c'era ancora più luce, quando entrano le comparse in colonna, qua ha cominciato ad aggiungere grana al colorist, infatti si vede un po'. Qua qui c'è ancora il passaggio dove c'è il sole, quindi... Qua grana. Questa sicuramente non c'era nel girato, ma è stata aggiunta. E qui sicuramente pezzi di scene a 800, a 3200, tipo questa. Questa sicuramente questa. Questa è tutta grana aggiunta. Anche questa grana aggiunta, questa non c'era. Insomma, avete visto? In qualche modo, cioè io vedevo sempre delle differenze, però se il colore non ci avesse messo mano, sicuramente le parti girate 800 ASA sarebbero risultate smaccatamente diverse da quelle a 3200. In questo caso, comunque, questo vi fa vedere anche l'utilità della fase di post-produzione della color, no? In cui quando ho cominciato a fare nel passato, 30 anni fa, videoclip, mi ricordo che si decideva il trattamento visivo dopo, no? Si girava, e poi dopo si andava, allora si chiamava telecinema, e con la persona che faceva telecinema, insieme al regista, si decideva un trattamento. Dai, facciamolo tutto, che ne so, contrastato, freddo, desaturato. E in qualche modo un videoclip funziona, no? Però era un modo di lavorare che adesso non riuscirei più a fare, no? Cioè nel senso che trovarmi con delle immagini che io ho raccolto un po' così senza una meta ben precisa e trattarle tutte allo stesso modo, alla fine non credo che mi soddisferebbe, no? Allora magari mi funzionava, adesso no. Quindi insomma, il consiglio che vi posso dare è quello che vi ho detto, insomma, dall'inizio, nel senso, createvi un'idea in testa, anche piccola, stupida, banale, vi sembra anche banale, però seguitela e sicuramente vi porterà, vi condurrà, vi accompagnerà con esiti positivi nel vostro lavoro. Domande? Sì.
ha qualcosa da dirci su San Sito e su Gino, se ha qualche riferimento. Ah, ok. Se ci può aiutare parlando dell'esposimetro e del Sun Seeker, mi pare che sono le ultime cose che rimangono, sì. Forse. Beh, Sun Seeker, voglio dire, adesso purtroppo non riesco a proiettarvi qualcosa, perché ci vorrebbe un telefonino, è un'applicazione che potete scaricare sul vostro telefonino e vi permette di... Uno di vedere anche il giro che fa il sole, dove lo puntate in 3D, no? Quindi vi permette di capire, se io lo punto qua, mi dice che magari il sole sorge là, fa questo giro e arriva là, no? E se lì, se non fossimo in una sala, ma in una strada, in una piazza, mi direbbe a che ora sbuca dai palazzi sul lato sinistro e a che ora scompare dai palazzi sul lato destro. Quindi vi dà esattamente un'idea di quanto nella location che state sopravvogando interverrà e vi romperà le scatole o vi aiuterà, insomma, no? Quindi credo che abbia un costo anche abbastanza relativo, non so quanto costa, ma è molto intuitivo da usare. Sì, anche io ce l'ho sul telefono, però non riesco a fare. Ah, 14 euro, perfetto. Poi c'è, no, il 3D View, ti permette di fare il discorso che dicevo prima. Io una volta usavo la bussola, no? Usavo una bussola, guardavo dove era il sud, va bene anche quello, però sicuramente Sun Seeker è molto più preciso, perché appunto con la bussola io posso capire dove è il sud e che giro farà il sole, però se voglio sapere esattamente a che ora mi sbuca dai palazzi, Sun Seeker ve lo dice, perché lui vi calcola in che latitudine e longitudine siete, in che periodo dell'anno siete, quindi sta all'altezza del sole, vi dice proprio, io l'ho verificato più volte, non sbaglia, insomma, se uno si attiene a quello che dice, non sbaglia. E per quanto riguarda l'esposimetro, io l'ho buttato via 7 anni fa, se qualcuno lo vuole comprare, ve lo vendo, nel senso che anche in questo film che ho pubblicizzato sulla barca, stando in macchina io, avendo nella loop della macchina la LAT caricata, io avevo il DIT che controllavo sul monitor con si chiama waveform, no? Cioè, vabbè, sapete meglio di me, nel senso che vi dà l'esposizione, no? Cioè, vi dice le alte luci, le basse luci e la giusta esposizione. Io guardavo in macchina e a occhio facevo l'esposizione, no? Poi per sicurezza dicevo è giusta, perfetta, diciamo. Quindi io riuscivo a calcolare, visto che la LUT caricata ti dà un'idea esatta, no? Quello che magari ci fai in una mano un paio di volte, ma poi riuscivo a vedere e a battezzare l'esposizione giusta guardandola dentro alla camera. Prima lo facevo al monitor, se non sto in macchina, se sto al monitor col DIT, c'ho un monitor bello grande, 24 pollici, grado 1, quindi perfetto, quello che sostituisce un po' lo schermo. In basso a destra c'ho un waveform, c'ho in mano il controllo dei diaframmi e con quello apro, chiudo, vedo come si piazza il waveform e stabilisco la giusta esposizione. Devo dire che, ecco, un piccolo accenno a quello che prima chiamavo la rivoluzione digitale. Vi consiglio di vedere questo film, fra l'altro di Keanu Reeves, l'attore. Fra l'altro questo è un film distribuito dalla Wonder, che è quello sia di Bologna, c'entra anche Biografi Film Festival. È molto interessante perché ci sono diversi registi che vi dicono la loro su come era bello prima, come era brutto prima, come è bello adesso, come è brutto adesso. Cioè, diverse opinioni discordanti su quello che è adesso digitale e quello che era la pellicola prima. Io personalmente non ho dubbi, no? Nel senso che anche se la pellicola, nitrato d'argento, affascinante, romantico, eccetera, però non tornerei mai indietro. Secondo me quello che è avvenuto col digitale è il progresso, il futuro, il presente. Fra l'altro, per farvi un esempio stupidissimo,
ho visto Dunkirk, non so se voi l'avete visto, a Roma, proiezione digitale 4K, fantastico, bellissimo, girato in 70 mm, no? Poi ho visto a Bologna al Biografilm, no, alla Lumière, proiettavano il film in 70 mm, in pellicola, no? Ma non posso perdere, sono venuto apposta per andarmelo a vedere e sono uscito come già ero uscito a Roma vedendo il film di Tarantino, quello girato in 70 mm, esatto, delusissimo perché chiaramente ormai il mio occhio si è abituato alla proiezione digitale, no? Per cui vedere una copia che aveva fatto 30 passaggi, righe, spuntinature, strappi, insomma, quello che eravamo abituati qualche anno fa, quando c'erano ancora tutti i proiettori a pellicola, sicuramente non ho avuto dubbi, preferivo la proiezione digitale, ma a parte la fruizione finale, il modo di lavorare, le possibilità che ti dà il digitale rispetto alla pellicola sono enormi. Cioè, una volta la stampa si faceva con un attrezzo che sembrava provenire dai fratelli Lumière o qualcosa di simile, in cui potevi dire ok, questa mi sembra, anzi io non ci andavo nemmeno, c'era il datore luci che sedeva con me in sala, proiettavamo il film, gli dicevo guarda questa mi sembra troppo rossa, questa qui mi sembra troppo scura, apriamola un po', quest'altra, lui segnava tutti gli appunti, poi andava di nuovo davanti all'analyzer, si chiamava così, e cominciava a correggere, no? Poi mi faceva vedere un'altra copia. Dicevo, no, qui però è diventato, adesso è troppo giallo, quindi facevo un'altra copia, fino a 6 o 7, e i cambiamenti erano su tutta la scena, su tutto il taglio, no? Adesso si può fare un cambio ogni fotogramma. All'interno del fotogramma si possono fare 7, 8, 9, 10 finestre in cui intervenire in maniera separata e in più hai il controllo appunto totale, cioè quello che sul set vedi è quello che poi vedrai qua volendo, no? In questo documentario c'è Fincher, il regista, che dice a proposito di Seven, in cui dice bellissima fotografia, però lui è chiaramente a favore del digitale, però ricordo un episodio in cui ha detto al direttore della fotografia ma questa qua mi sembra troppo scura, non è che verrà così. No, non ti preoccupare, tranquillo, non verrà così, verrà sicuramente diversa. Poi quando è andato in proiezione e l'ha vista come non voleva vederla, ha capito che comunque non aveva il controllo, no? Della situazione sul set, no? Doveva fidarsi, no? A volte andava bene, per il 90% come in quel film, però quella volta lì non gli è andata giù e quindi lui dice io sono a favore del digitale. E quindi sono anch'io, poi fra l'altro in Italia non esistono più laboratori, in America girano ancora in pellicola, no? Parecchi film, anche uno di questi, per esempio. Ma ne posso citare altri, il Lupo di Wall Street era girato in parte in digitale, addirittura in parte in pellicola. Loro girano perché hanno dei laboratori ancora efficienti, che lavorano a regime, che non hanno mai conosciuto soste, mentre in Italia ormai non ce ne sono più, quindi se uno girasse in pellicola oggi in Italia e si affidasse un laboratorio che non ha i bagni a norma, che li deve far ripartire, li deve ricalibrare eccetera eccetera, rischierebbe di trovarsi un ginepraio senza fine, no? Quindi digitale, io insomma voto a favore. Come si chiama il documentario? Sì, si chiama La Rivoluzione Digitale, Rivoluzione Digitale, RIMS. Pronto? Cosa ne pensi del discorso invece delle definizioni del digitale, cioè tipo, che ne so, 2K, 3K e mezzo, 6K, 8K, cioè, ma soprattutto cioè, su quelle molto alte, tipo l'8K ad esempio? Sì, sì, non, io non ho mai girato così, cioè non sono un amante della Red che gira queste definizioni altissime, per cui
so che alcuni l'apprezzano, perché magari usano anche quegli artifici che ti permettono di fare una doppia esposizione, di avere gli... Io preferisco avere i fondi bruciati, ma non amo avere questi file così pesanti, insomma. Poi comunque tra i due sensori dovessi scegliere, non con un diciamo, progetto a cui devo dare un look, ma così, a prescindere, preferisco il sensore dell'Alexa. Mi sembra quello più rotondo, quello più morbido, quello che si avvicina un po' di più a quello che era, sì, in qualche modo. La Red è un po' più cattiva. Se devo fare ecco, un film molto con un look aggressivo, digitale, allora magari la Red può essere utilizzata. Adesso c'è questa nuova camera della Sony che è interessante, ho visto dei test giù a Roma, questa Venice, che c'è da provinare, insomma, c'è un bel look. Ecco, ciao Filippo, volevo chiederti, ciao. Per quanto riguarda poi la ripresa in bianco e nero, magari è la mia domanda stupida, ma valgono le stesse cose che spiegavi prima, perché il bianco e nero in digitale adesso può avere gli stessi risultati, secondo te, appunto, della pellicola? O ma il lavoro... Guarda, già in pellicola quando si girava in bianco e nero, si girava con un negativo colore e poi si toglieva il colore. Era complicatissimo girare con negativo bianco e nero, no? Per cui lo stesso lavoro che facevi alla fine della vita della pellicola si può fare benissimo col digitale adesso, cioè togli il colore, poi insomma le possibilità del colorist sono veramente senza fine, quindi riesci sicuramente a ottenere un ottimo bianco e nero anche girando con una base colore. Magari ve l'avete già parlato, non lo so, ma per esempio per fare un documentario, mettiamo che uno abbia del girato con dei cellulari e vuole integrare, tutto questo si può utilizzare sempre in post-produzione o anche quando si gira si può tentare con delle camere di imitare? Ma guarda, non ci sono limiti, secondo me non ci sono limiti all'utilizzo di qualsiasi tipo di supporto. Quello che uno deve tenere a mente, secondo me, io ho girato un film con le 7D, quindi macchine fotografiche, e sul monitor la resa era pazzesca, poi sullo schermo invece, quindi se la finalità è un lavoro che va non al cinema, non in sala, non su grande schermo, il risultato sicuramente è da considerare. Se vai su grande schermo ti consiglio di fare un test prima, di vedere com'è la resa lì e vedere se ti piace. Magari può essere un look che comunque si abbina a quello a cui vuoi arrivare, no? Però ti consiglio di fare una prova, insomma. Gianfilippo, dobbiamo in perfetto. Qualche modo salutare tutti, soprattutto te. E ti ringrazio per essere venuto per questa bellissima grazie a voi. Lezione. Grazie.